Ciao gente, sono Xanakobi e oggi siamo tornati su Waven, stagione Wakfu. Continuiamo con la missione principale perché, ora come ora, non possiamo andare alla modalità crosmica. Quindi, sì, dobbiamo superare un certo tot di robe. Ok, ed è anche meglio continuare con il personaggio principale perché, per esempio, Eva, come aiutante, me l'ha salvato nell'altro, cioè nello SRAM necrotico. Io invece, boh, lo volevo in quello standard, perché quello necrotico, la modalità necrotica, finisce prima o poi. E sì, oggi continuiamo con Oropo... No, non è Oropo, che cazzo. Con... come si chiamava, oddio... Con nemmeno Organax. Con... ora ve lo dico, appena mi viene in mente. Ogrest! Povero Ogrest, che c'hai? Possiamo muoverci? Gets close to Ogrest's peonies. That's his job. Daddy Otome studies them, and Ogrest stops bad guys from stealing them. Ok, ci tiene lontani dai suoi fiorelli. Ok, ci tiene lontano dai suoi dei fiori, perché sono tipo i fiori di Ogrest. No, i fiori di Otomai, che studia Otomai. Ah, bello. Ok, quindi dobbiamo tipo ammazzarli. E possiamo andare sopra. Ah ok, pensavo non bisognasse distruggerli o farli distruggere in qualche modo. Vabbè, carino. Ah giusto, mi sono sistemato un goccio il deck, ma niente di che. Ma che carino, Ogrest. Ok, ok. Possiamo già evocare un nostro piccione. E mettiamo una trappola qua. Carino, carino. Ok. Ah, giusto, Conspiracy era se avevo due trappole in campo. Da ricordarselo. Che c'è una trappola viola. Tra l'altro la sua passiva non mi ricordo qual è, perché ogni personaggio appunto c'ha una sua passiva. E se non sbaglio la sua passiva che gli dava carte trappola. Oddio, non saprei. Sono in tempo per cambiare personaggio. No, no, no. Rimaniamo sullo SRAM. Magari cambio tipo di SRAM, ma non credo. Ah, dà anche a loro, ok. No, la mia trappola. Ma dai. Ok, facciamo qua. Qua, non lo so. Qua. Questo. Facciamo poi così. E la combo. Ora, e siamo a tre aure. Ah, giusto. Povero Ogrest. Ok. Ok, stavolta una cosa che mi piace. Che per esempio lui è ventilato, ha l'effetto del vento. E non gli sparisce dopo un turno. Mi ricordo che prima spariva dopo un turno. Una cosa strautile. Cioè, migliorata, mi piace, mi piace. Allora, è il momento di mettere le trappoline. Tanto penso si possano finire tutti in un turno. Cioè, sono tutti one-shottabili. Proviamo questo. Rilascio le mie aure e trappole, queste due. E infliggo il 50% del mio attacco per ogni trappola rilasciata. Ok, quindi è una mega combo, quindi infliggo 46 di danno così. Ne tocco 2, ne avessi avuto solamente una avrei inflitto 23 di danno. Ok, vediamo se ha senso. Ha senso, ok. Ah, è melee dunk! No, vabbè, bellissimo. Troppo bello. Ah, giusto, anche loro hanno una passiva. Per esempio questo fa uno spawn. Cioè spawn fa un danno d'aria. Ok, sì. E basta. Ok, carina. Cioè, strapotente quella del rilascio le tue trappole. Per quello mi sono fatto per lo più un deck trappola. Abbiamo ancora altro da imparare. Però siamo già a un buon punto. Get close to Ogrest's peonies. Oh, grazie, Ogrest. They've been
been singing ever since the head got here. Ah, cantano? Ah, sono tipo le piantine che... Boh. Ok, abbiamo sbloccato l'isola competitiva, che mi sa che è l'isola che serve per andare da Taurus Mordal. Quindi direi che già la prossima volta possiamo andarci. Continuiamo con il nostro piccolo Ogrest. Ok, possiamo avvicinarci ai fiori di Otomai. Lui intanto dorme. Come here! Do you hear them? Ogress Pyrenees are singing all together now. Ogress loves his flowers. They make him forget all his troubles. Ah, quindi erano questi. Sono questi che fanno la musichetta. Ok. No, non ho mai visto dei moschetti così grandi. No, ma che carino, Ogress. Ok, ok. Ok, stavolta vediamo di sfruttare al meglio queste piantine. Ah, è vero, c'ho anche il mio... Ok. C'ho anche il mio bellissimo aiutante, che è un'ombra. E se mettessi il mio assistente qua, guadagna AP? Cioè, attacco base? Sembrerebbe di sì. Anche se è un po' inutile la cosa che ho fatto. Vabbè, sì, dai, moschito, arrenditi alla forza di Srom! Che carino, Otomai. Cioè, Ogress, oddio. Allora, volevo vedere una cosa al volo, la passiva. Quando applico uno stato elementare mi dà più uno di aura trappola. Allo stesso tipo dell'elemento che ho lanciato. Ok, il che mi è strautilissimo. Bisogna continuare con Ogress. Ok. Ok, ah, ah, ok. Ci riesco, ci riesco. Ok, Ogress, cosa sarà stavolta? Un lupo? Un lupo, davvero? No, è uno... Ma? No, povero Ogress. Cosa? Cosa? Stai dicendo che il motivo per cui... Cioè, è colpa di Ogress per cui ci sono questi... Non shushu. Non credo sia colpa di Ogress per gli shushu, ma per colpa di sto moschito. O forse si... Ogress, ma cosa mi convince? No, scherzo. No, povero Ogress, dai. Allora, questa è da giocare bene, eh? Just look at you. You endanger everything. Ma no, povero Ogress, dai. Già l'ha passata brutta nella... di Waku. Per i traumi. Povero Ogress, dai. Poverino. Ma sì, siamo amici, Ogress. Ogress is going crazy. Every time he goes near his peonies, memories come flooding back. No, povero Ogress. Tranquillo, ci pensiamo noi. Allora. Leave Ogress alone. Questo lo facciamo in fretta, tanto alla fine ho capito le Wombo Combo. E voilà. Ah, vero, Ogress, povero Ogress, non si può muovere. Allora, facciamo così. E botticchiamo il nostro amico. Qui. Vale. Ok, ammetto che questa è stata un goccio... rischioso. Ogress is really, really sorry. No, Ogress... But his wakfu hurts them.
Oh, povero Ogrest. Because he already caused a huge disaster with his wakfu before. Eh sì, agli inizi. No, Ogrest won't cry. He won't add any more chaos to the world. Il caos. Do you think Ogrest should talk to Daddy Atamai about all of this? Ma sì, parlane. No need. Ogrest will figure it out. Ma no, Ogrest, che cazzo mi combini? He's big now, and he's not mean anymore. Ma perché Ogrest? Hello. Ok, di nuovo Ogrest, penso l'ultimo, dato che boh, decimo. Ogrest. Ogrest should have talked to Daddy Otomai. Sì, esatto, avresti dovuto parlare con Otomai. No, Ogrest. That's what you are, aren't you? Can't control himself. Can't do anything good. Non può controllare il suo miasma. Il suo wakfu. Like... Who wants Ogrest? Everything he does is a disaster. Io voglio Ogrest. But if he let me help him, maybe he could save his peonies. No, no, si fa possedere. No. Oddio. Si è fatto possedere. E nulla, è finita. Niente più fiori che ci danno più attacco. Questi cosa sono? Oh, povero Ogrest. Cosa che ci fa? Niente, ok, quindi è una cosa per loro, sicuro. Allora, direi di pensare... Ah, difficile, difficile. A farci un goccio di armor. Possiamo già evocare il piccione. Ok, fai del tuo peggio, Ogrest. O meglio, no, resisti. Veniamo a salvarti. Ok, per sicurezza non attacchiamo diretto Ogrest, che ho paura che magari così lo ammazziamo, poverino. Allora, così. E... non ho cospirasi, quindi... quindi aspettiamo per ora. Aia, aia, fa un danno d'aria, ok. Ok, cerchiamo di concentrarci su questo qui. Ora abbiamo anche cospirasi. E... possiamo sia fare questo. E basta, in realtà. Ah, caspita. Vabbè, l'ammazzo adesso, praticamente. Il prossimo sei tu. E perché non mi ha dato... ah, giusto. Perché l'ho ammazzato senza... e non è rimasto in vita. Non gli ho applicato l'effetto di oliato. Ok. C'è poco da fare oggi. Almeno per questa battaglia. Ok, ok. E facciamo così. Aia. Stavolta ci tocca migliorarci qualcosa. Torno subito. Ok, ho provato a semplificare un pochino il mio deck. In realtà ho pensato anche di dover togliere tutto, lasciando solamente tipo le tre carte di elemento. Le tre carte che mi danno più trappole. Ma... non lo so, volevo tenermi anche... come dire... le quattro in realtà, sono quattro e quattro, quindi otto. Quindi in extra c'ho tre carte. Quella che mi rilascia tutte le trappole. La creaturina e la mia piccola ombretta. E quello che mi dà più armor. Non si sa mai. Inoltre ho sbloccato delle chest che mi hanno dato queste varie cose. Questo che applica... danno d'aria se il nemico è infuocato. E sì, direi di provarci adesso.
povero Ogrest. Dai, su. Stavolta forse ci riusciamo. E non so se attaccare direttamente. Ok. Ok. Proviamo ad attaccare direttamente Ogrest. Oh, cos'è questa roba? 50. Spawna cosa? Ok, perché c'ho questa roba? Boh, vabbè. 50 di... Aspetta. No. No, ogni volta che un mio compagno muore, un meno 10 di costo, ok. Allora. Facciamo che attacco solo te. E mi funziona il fatto del bracciale che mi dà trappole. No, bellissimo. Ok, mettiamo lui giusto per... per protezione. E no, non lo attacco perché sennò poi va di qua e piglia più roba. Aia, aia, aia. Ah, non me lo conta come compagno però, eh. Ora così. E... Bombo combo. Ok, se per caso adesso mi viene la carta. No, non mi è venuta. No, sono incastrato. Ma poi subire 8 di danno invece che tutte quelle miriade di danno è anche meglio. Quindi facciamo così. E direi boh, beh. Oh, ok, possiamo rilasciare le nostre trappole. Si aggiunge quindi 52. No, 50. No, 46 di danno, ok. Mi spiace, piccolo Ogrest, ma devo farlo. Ok, 51. Ole, quante trappole, che bello. Allora, le rilasciamo tutte. Oh. A caso. Ah, ok, non ho attaccato. Aia, aia, aia. Allora, la situazione si sta facendo un goccio complicata. Ok, l'effetto del bracciale. E non ci riesco nemmeno. Beh, direi che per continuare ci toccherà forse levellare un po'. È questa cosa. Sì, levellare un po'. Direi all'isola principale, andiamo a vedere com'è. All'isola della battaglia competitiva. Credo. Cioè, non so se qua ci sta un dogione, però abbiamo il ticket. Il ticket che ci permette di andare qua sicuro il portale. Ok. Ok. Cos'è? Sembrano... Ah! Eccolo! Il posto di Tauros. Che bello! Tauros Mordal. Oddio, qua ci stanno un sacco di cose. Ok. Che dite? Prima di finire il video lo vediamo? Gente, livello 41. Ok, proviamo. No, non proviamo. Già vedo che devo sprecare un biglietto e ne ho solo... Ne ho 9. Hai capito. E me ne aggiunge uno ogni giorno. Ok. Proviamo a vedere com'è il portale, com'è la dimensione necrotica. Ok, Hugo e Gultard devono sopravvivere per 5 turni. Ok, proviamo. Bellissime queste cose. Ok, ok, ok. Allora. Un portale eletro. Bellissimo, ok. E così posso... Cosa posso... Mi aumenta il range... No, non lo so.
Proviamo? Ok. Proviamo a circondarlo, più queste mura non ho idea a cosa servano. Ok, non volevo fare questo. Questo lo teletrasporta di 4. E questo distrugge un portale. Ok, primo turno. Ci fa 1000 di... Aia! Ok, non so se dobbiamo utilizzare... Boh, non saprei. Allora, proviamo. No, proviamo... Non lo so. Allora... a distruggere questo. Per quanto senso possa avere. Boh, io piazzo portali un po' random. Perché non saprei cosa... cosa fare. Magari teletrasporto lui. Ah, Goltard non ha attaccato. Non attaccherà. Tanto devo resistere 5 turni, no? Due, tipo 200.000 di vita. Ok, funziona. Il fatto dei portali che lo portano via funziona. Questo può andare via, lontano. Distante, distante. Anche Yugo può andare distante, distante. Ok. Ah, hai capito. Ok. Qua, tu subito via. E a te. Ti facciamo, aia, portare qui. Aia. Erano i Dofus quelli. Ok. Ok, inizio a capire, inizio a capire. Diciamo che prima ho Voltard, va via di qua. E perché proprio... Ok. Tu. No. Come funziona? Ah, ok, è... Ok, 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 ok. E Goltard... teletrasporta Goltard, non... non Yugo. Facciamo... due, distruggiamo questo volcano. Aia. C'ha 1000. Aia. Però siamo sopravvissuti, abbiamo ottenuto 500 frammenti di Wakfu. Ok, posso farlo una volta al giorno? No, più di una volta. E con questi frammenti di Wakfu... cosa mi piglio con i frammenti di Wakfu? Non saprei cosa mi prendo con i frammenti... Oh, un'altra cassa. Apriamo subito. Ok, quindi era solo questa... Cioè... Oh, è a forma di spada, giusto? Il Colossium... Colo... coso... Andiamo a vederlo un attimo. Ok, possiamo entrare? Oh. Apriamo... cos'è? È una cosa del tipo... No, ci stanno altre spell che ti sbloccano... No, vabbè. Ok, ok. Ok, ci sblocca tutti. Tutti, tutti, tutti. Penso per la modalità competitiva. Anche Yugo... Amalia... No, che dico? Evangeline è broken. Yugo? Ah, ok, swappa con il player. Con me. E lui attacca e prende due di quelli. Che vediamo un attimo. Danno d'aria...
è forte, solo questo. È davvero questa la sua passiva? È forte, solo questo. Ok, ok. Ma sì, è forte, solo questo. Questo sì, più armor. Allora, quanto forte? Nox, bellissimo. Ok. Cura del 100% della proprietà, con meno 2 action point al costo. Ah, Jahash. Poi di rarità penso sia di più. No, non lo so. Vediamo, vediamo le ultime. Ok, Katar, caspita. Khan. Più movimento. E, Oropo. Ok. Riduce il costo dei miei compagni della dei dimenticati. Ok, strafigo lui. Cioè, Quilby, insomma, figo per forza. Ok, e penso sia per una arena che non andremo a vedere oggi. E... boh. Qua non so a che servono i frammenti di Wakfu in realtà. 3000 frammenti di Wakfu per... per non so cosa. Mi informerò. Qua c'è gente a livello 50, se... cioè, noi che siamo a livello 7. Ah, tra l'altro c'è anche l'isola di Cabrok. Che nulla, è semplicemente l'isola di Cabrok con lui che vende cose. Sì. Magari possiamo spenderli qui i frammenti. Ok, sì, possiamo spenderli qua. Ok, casse livello 100, ok. Allora, tra Albuera, super equipaggiamento e super spell. Io tra queste andrei sulle super spell. Ok, nel caso ho altri 8 biglietti da spendere lì. E direi, apriamo subito questa cassa da livello 100. Ok, mi aspettavo un po' di meglio. Queste cose per ora non le prendo, perché sì, ci mancano robe. Da livello 100. Va bene, basta, lo smetto. E possiamo equipaggiarci sta belle robine. E sì, direi che mi faccio da me. Cerco di aumentare di livello e la prossima volta si continua con il piccolo povero Ogrest. Che poverino, mi fa troppo tristezza. E allora, a sto punto io mi chiedo, a che serve... e tu cosa vuoi? A che serve... no, aspetta, una missione extra questa? Ah no, è una quest che ti... ah, è una delle prime quest, se non sbaglio. Ok, ok. Dicevo, a che serve swappare con il personaggio necrotico? Boh, boh, vabbè, niente, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate se avete qualcosa da commentare, mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Condividete per supportare e noi ci si vede alla prossima. Ciao!